Quattro Zampe in Fiera TV by Babalu in compagnia di Martina e Francesco di Un Dog, Un con l'H. Buongiorno Martina. Ciao a tutti. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Allora, siamo scesi dal Pet-a-Porter e ci siamo trasportati qua a Quattro Zampe in Fiera TV perché dobbiamo parlare ovviamente di Un Dog. Noi ci conosciamo già, ma naturalmente anche tutti gli amici che non hanno potuto prendere parte alla fiera hanno voglia di sapere di questa meravigliosa azienda colorata, unica, eccezionale, dai materiali incredibili che ci tolgono anche a volte la difficoltà di portare a spasso i nostri amici pelosi. Verissimo, noi siamo Un Dog, siamo i rappresentanti esclusivi per l'Italia del brand brasiliano Z-Dog. Z-Dog investe tantissimo nella sicurezza e nella qualità dei materiali, dei tessuti, della ferramenta e soprattutto punta sul colore e l'originalità ed è super divertente. Francesco, so che a te ami parlare, quindi adesso ti passo la palla. Oggi voglio essere un po' il vostro Maurizio Costanzo, ecco. Difatti non so se avete visto come sono appollaiata qua. Allora, Un Dog, un marchio di qualità. Sì, assoluta. I nostri amici brasiliani veramente investono tantissimo in questo, nella ricerca dei materiali migliori e prendono spunto da settori diversi dagli animali, questo è bellissimo, quindi studiano l'abbigliamento, l'arredamento per portare le soluzioni migliori per i nostri amici animali, che è una cosa unica nel settore. Io mentre faccio l'introduzione ho proprio detto che a volte ci dimentichiamo quasi di averli al guinzaglio perché abbiamo tantissime tipologie, dalla tracolla a quella meravigliosa molla che ammortizza tantissimo anche gli strattoni del nostro amico peloso. Beh, però forse Martina è meglio che lo racconti tu. Uno dei motti di Z-Dog è Connecting Dogs and People e questo proprio per favorire la connessione, la continuità con l'animale e garantire ai padroni il piacere nel trascorrere il tempo e soprattutto nell'effettuare le passeggiate in tutta serenità e sicurezza. Abbiamo tantissimi accessori che rispondono a varie esigenze come appunto il guinzaglio da indossare a tracolla o in vita che è allungabile e regolabile nelle dimensioni oppure il guinzaglio ammortizzato che ha vinto anche il nostro Raflish ha vinto anche il premio come miglior guinzaglio dell'anno ed ne abbiamo ben due versioni con due tipologie di molle differenti, brevettato Z-Dog ed è assolutamente comodo per passeggiare in pieno comfort. Senti Francesco, bollono in pentola delle novità in casa Un Dog? Bollono in pentola costantemente novità perché c'è tantissima ricerca e stanno per arrivare dei guinzagli che hanno tessuti con delle tecnologie appunto che arrivano dal settore dell'abbigliamento e tutta una linea catarifrangente, quindi per aumentare la sicurezza e aumentare la visibilità dei nostri amici animali di notte. Quindi un sacco di colori meravigliosi. Allora, principalmente io ho parlato di guinzagli, ma il mondo di Un Dog è molto vasto perché abbiamo guinzagli, pettorine e tanti altri accessori. Come giochi di tutti i tipi, di tutte le forme, soprattutto per tutte le necessità, dai cani di piccola taglia ai cani più grandi e direi anche i cani distruttori, quindi abbiamo giochi proprio per permettere a tutti di giocare in piena sicurezza e in piena allegria, ma anche cucce, anche qui, di tutte le taglie, di tutte le dimensioni e per varie esigenze, dalle cucce che si possono agilmente smontare per essere portate in viaggio, alle cucce in memory foam super comode e confortevoli. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Ma delle grandi novità sono arrivate anche nella parte ciotole con un sacco di colori nuovi. Il brand appunto è costantemente in evoluzione e cerca di seguire i trend proprio di colore anche per adattarsi e fare degli accessori che siano perfettamente adattabili alle nostre case, quindi toni più pastello e quindi innovazione anche per seguire la moda colore, quindi abbiamo recentemente lanciato dei nuovi colori sulle ciotole, sotto ciotola e tutti questi accessori per la casa. Come si sta a Quattro Zampe in Fiera? È meraviglioso, io toccherei, accarezzerei, bacerei ogni cane, ogni gatto e devo dire che il clima è straordinario, c'è proprio questa affettività e questa collaborazione tra tutti, collaboratori e pubblico. Tu hai parlato da un punto di vista umano e a livello aziendale?
Beh, devo dire che per noi è veramente un'occasione importantissima di conoscere i nostri clienti, incontrarli, parlarci, capire le loro esigenze e capire anche noi come migliorare i nostri prodotti, perché alla fine i clienti hanno sempre delle idee date dalla quotidianità, dall'utilizzo costante dei prodotti, che aiutano anche noi a migliorare ancora di più i nostri articoli. Il tormentone è a quattro zampe in fiera, puoi? A quattro zampe in fiera puoi trovare l'accessorio più riconoscibile e più bello che ci sia. Voi avete amici pelosi? Ben due, e sono proprio i due che ci hanno portato a creare Undog. E abbiamo Gastone, un bassotto nonnino di 13 anni, e Brigitta, un flat vivacissimo con cui testiamo tutti i prodotti per garantire la passeggiata, perché altrimenti senza i nostri guinzagli ammortizzati non riusciremo ad andare in giro. Brigitta appunto di 7 anni. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto come i nostri amici pelosi uniscano e ingrandiscano le famiglie? Allora, abbiamo dei soprannomi che diamo a questi amici pelosi a casa? Sì, allora Gastone è il nostro patatino, è un bassottino così tutto dolce, carino, quindi è sempre patatino. E Brigitta, che soprannome ha? Brigitta ha nome d'Ada, e in realtà la cosa simpatica è che tutte le parole che hanno queste assonanze generano risposte in loro, per cui tipo comodino, Gastone si gira perché fa rima con patatino, ecco. Volete solo fare un saluto alla community di Babalù? Sì, certamente, salutiamo tutti i nostri amici, vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram, undog_official, dove trovate tutte le novità e dove ripostiamo costantemente tutti i nostri amici per condividere e allargare la Zdog Family in Italia. Quindi vi aspettiamo tutti quanti. Vi aspettiamo nella Family. Ciao! Ma ancora una domanda, chi si occupa del marketing? Luca, senti, se dovessi fare un piccolo spot per Quattro Zampe in Fiera... A quattro zampe in fiera puoi amare come vuoi. Grande, grazie Undo, grazie Martina, grazie Francesca. Noi adesso vi veniamo a trovare di là, perché io vi sceglierei solo per tutto il colore che regalate, perché colore è felicità.